Andiamo, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, guarda. Finalmente, dopo 6 mesi, sono andato in Cina a provare questa Xiaomi Su 7, una delle auto più attese dal pubblico cinese quest'anno. Vuoi per la sua estetica, vuoi per la sua prestazione o perché il CEO ha fatto un marketing eccezionale, è stata l'auto che ha rispettato più aspettative dei consumatori. E in questo video vi racconto tutto, partendo dalle sue caratteristiche, facendovi vedere la sua estetica dal vivo, ma soprattutto provandola su strada. Eccoci qua, ragazzi, finalmente. Dopo 3 mesi sono qui nel negozio di Xiaomi Su 7. Eccolo qua, guardate, sono presenti 2 modelli. Questa è la versione standard e questa è la versione max. Intanto vi faccio vedere l'estetica dal vivo. Dimensione 4,99 di lunghezza, larghezza siamo 1,96 e altezza 1,45. Passo, ragazzi, lunghissimo 3 metri. Faccio vedere il bagagliaio, c'è il bagagliaio dietro e poi c'è il bagagliaio anteriore. Il bagagliaio posteriore da 500 litri, guardate, molto profondo, quello davanti da 100 litri, adesso vi faccio vedere. E poi guardate, 100 litri, non è grandissimo, però per una mini valigia ci sta. Per quanto riguarda invece il motore, la versione Max ha 2 motori, ha quello anteriore da 220 kW e quello posteriore da 275, per una coppia totale di 838 newton metro. Motore dovrebbe essere un motore V6 da 21.000 giri per minuto. Poi ci sarebbe anche la versione V8, il motore V8S, che uscirà tra non so quanto e avrà circa 27.200 giri per minuto. Accelerazione dopo lo vedrete, 0 a 100 in 2,78 secondi, velocità massima 265 km. Faccio vedere anche questo colore, che non è assolutamente male. Quanto riguarda invece la batteria, una batteria, potete scegliere sia la batteria LFP che la batteria NCM, parte da 74 kWh, poi arriva a 94, oppure potete scegliere il massimo, che è da 101 kWh. Dona un'autonomia di 800 km, una ricarica da 10 all'80% in 20 minuti, grazie appunto alla piattaforma 800 volt. Batteria, ragazzi, che è una batteria integrato, questa batteria, integrato C2B, cell to body, che vuol dire che è integrato all'interno del telaio e raffreddato a liquido. La cosa interessante è che è messa a testa in giù. Perché in testa in giù? Perché così, se dovesse succedere qualcosa, poi il fumo, no, va verso il basso e non va verso l'abitacolo sopra. Quindi questa è una caratteristica molto interessante, che per adesso ce l'ha soltanto Xiaomi. Poi andiamo a vedere le ruote P0 della Pirelli, 265 35 R21, è la stessa cosa qui davanti, sempre P0 con il freno della Brembo. E non so se si vede le sospensioni, doppio braccio indipendente. Infatti anche lo sterzo, siamo a 5,7 metri, avete visto anche durante la prova, o lo vedrete durante la prova. Luci interessante, no? Con questa luce a forma di Mi, che è il simbolo di Xiaomi, no? Mi, carattere cinese. Per quanto riguarda invece i sensori, ecco, ha un LiDAR che vedete qua. Questo è il LiDAR, poi 3 onde millimetriche, 11 telecamere e 12 ultrasuoni, quindi tantissimi sensori. E per la guida assistita ha 2 processori della Nvidia Drive Orin, che ha un calcolo totale di 508 TOPS.
veramente tanto. Per adesso il migliore processore, poi ci sarà anche Nvidia Thor che andrà a sostituire Nvidia Orin. Un'ultima cosa sulla carrozzeria, che è una carrozzeria fatta di acciaio e lega di alluminio con una resistenza di 2000 megapascal e rigidità torsionale di 51.000 Newton metro per grado. Intanto questo è il bocchetto, no, per la ricarica. Qua abbiamo la ricarica lenta e poi no, questa la ricarica lenta, questa ricarica veloce. Molto bello anche il spoiler, che ha diversi gradi di inclinazione che si può regolare. Allora, guardate le maniglie, che è proprio, c'è il tasto qui, no, dentro, si schiaccia. Cosa ne pensate? È abbastanza comodo, no, ragazzi? Guardate la distanza tra la gamba e il sedile anteriore. Ci sono auto elettriche cinesi che hanno ancora, sono ancora più grandi, però non è male, eh? Adesso chiudiamo la porta. Interessante questo vetro, che ha una doppia protezione contro i raggi UV. Infatti per questo non l'hanno fatto apposta, no? Soprattutto per l'estate, che non avendo una tenda, una qualcosa che chiude, e in Cina sapete che fa molto molto caldo, tanti si chiedevano se con questo tetto panoramico fatto di vetro, cioè, fosse soggetto, no, a troppa esposizione. Invece con questo tipo di vetro che hanno messo, assorbe quasi tutti i raggi UV. E poi qua abbiamo uno spazio dove potete mettere il tablet. Poi qua abbiamo il Type-C, qua abbiamo poggiabraccio, ma niente di che, con due portabicchiere. Allora qua poi abbiamo il frigo. Poteva mancare il frigo, ragazzi? Eh no. Abbiamo un tablet principale da 16,1 pollici a 3K, poi il cruscotto digitale da 7,1 che si chiude quando spegnete la macchina e poi si apre, no, quando lo accendete, e poi c'è il head-up display, che non so se si vedete davanti, da 56 pollici regolabile. Con questo potete cambiare modalità, che va da comfort, poi c'è sport, poi c'è sport più, oppure se lo tenete premuto c'è la modalità boost. Sistema operativo HyperOS, quindi lo stesso del smartphone. Il processore del tablet è un Snapdragon 8295. Poi abbiamo gli speaker, 25 speaker della Dolby, e poi supporta e CarPlay. Qua sotto abbiamo sempre questo spazio, no, ormai comune a tutte le auto, ricarica per il cellulare, portabicchiere e uno piccolo scompartimento qui, e anche uno qui piccolo, guardate, specchietto senza cornici, interessante. E il vetro, volevo farvi vedere anche questo, è il vetro fatto a 3 strati di placatura argento. E poi sotto ci sono anche degli accessori, no, che potete mettere. Poi c'è questo anche qua, che è l'orologio, oppure mi sembra che quest'altro è la bussola. E poi qua vedete ci sono anche i supporti per le videocamere, cellulare, eccetera eccetera. Ora che abbiamo visto le sue caratteristiche, andiamo finalmente a fare la prova su strada.现在状态是属于下电模式，是数字仪表屏就反过来了。然后这是一个四D车身的样子，所有的显示触点可以进行中控的解锁，前辈箱、后备箱以及充电口等等。因为我们这个是Max嘛，所以要考虑，比如说你像调节这个车身高低的话，在这儿有物理按键，很直观，就符合直觉的设计。然后也会明确的告诉我们现在的离地间隙是多少。它一共是四档可调，但实际上我们除了下赛道模式是三档。
这个极低是到大师模式下，也就是下次到玩的时候，但它调教后才会有一个极低。它自己可以调的，对吧？低，然后较低，然后标准，然后高。对，它会这儿有显示离地间隙是多少的一个绝对值。OK，OK，OK。然后这个呢，就是电动尾翼。 的调节啊，可以可以开。然后它现在也是四个档，可以。这是一个是手动的状态，最高档是25度。那么最高档除了手动调到呢，一个是80以上的急刹的情况下，它会翘到最高，增加尾部的一个下压力。以及这个时速大概在112的时候，跑高速它也会自动打开。但是主动和自动都可以。然后到极低以及收起啊，平时我们就自动就好了，自己的风速比较高。可以可以。对，然后我们现在踩脚刹车之后一翻转，然后就可以挂档。 出发了，对，Max有HUD，就是抬头显示，抬显示也会显示档位，向上一推就是倒档，是一共11个，然后可以手触切换前后轮的左右视角啊，前后视角也可以手动切换，然后360，随着这个挂档的档位切换啊，它也会切换摄像头的一个位置，那我们现在出发，好，这个车架式模式呢，分为舒适、运动、经济和新手模式，以及运动加，按下支架键开始泊车，好的，这个头枕音响是全系标配的，它会播报，比如说。 导航的提醒，然后辅助驾驶开启的提醒啊，等等这些，在这儿它不会影响其他这个25个扬声，二十三个扬声器加这个头枕是一共是25个啊。哦，其他的扬声器的这个媒体播放是补充图的。哦，比如说就是如果我放音乐的话，然后也有导航，就是音乐在其他的那个扬声器放，然后导航的话只是出在声音在突然这里。对，它就不会像比如说我要播报导航的时候，音乐变小声啊，哦，了解，对，会不影响。而且比如说司机在连手机蓝牙的时候打电话。 也是头枕音响单独跟它对话，不会占用音响。这个挺好的。对，且司机跟外人去通话的时候，这个收音它也不会把这些杂音收进去。了解，很棒，所以很好。咱们现在是属于一个舒适模式驾驶状态。舒适模式可以的。舒适模式驾驶状态的时候呢，悬架和 CTC 都是比较适中的一个状态，方向盘也相对较轻。然后在我们方向盘的左右两侧。 这个小汽车的按键是开启智能驾驶以及自动泊车，这边呢就是刚才咱们在展厅聊到的那个 BOSS 模式，对，一摁它就会进入到20秒的持续提速。 OK，然后在调整驾驶模式的时候呢，进行旋转这个钮就可以。OK，这边会有提示。OK，对，这些就是它的生态架。对，它这个可还可以那个拿下来的，对吧？这两个都可以拿下来。OK，可以的。这块呢就是钥匙感应的地方，以及手机快充50瓦快充。 但是像这个，比如说苹果啊，或者其他的，它可能最快有30瓦左右。这个车钥匙就是一张卡，对吧？两，对，一张卡。咱们没有实体按键，因为它是这样，就是手机可以去连接所有的手机，车机可以连接所有的手机，所以我们直接保留手机的蓝牙钥匙就行了，比较方便。 咱们现在舒适模式啊，过红绿灯我出弯的时候会稍微提一点速。好的。感受正常驾驶状态下这个车的底盘一个操控。好的。坐好啊。好。这很稳，这是舒适模式。这个是舒适模式了。对，我们现在调一个运动啊。运动会更猛。对，会更猛一些。然后这个红绿灯我们进行右转，这条道上可以试一下提速。好的。现在就会有一点点声浪，能听到了。对吧？ 我们这个快一点啊，坐好。好，哇，然后给您简单模拟一下变道啊。嚯，这个速度，这台底盘支撑着相当棒的。然后我们再体验一下直线的提速啊。好的。现在是55。55。哎，这就是100了。哇塞。一脚就可以了。这车它就对冲击比较大。 我们现在这儿原地掉一下头啊，它转的好像5.7，对，虽然它是5米车长，你看三把车道，一把就过来，对，回到最中间，对，所以对于女孩子来讲也是挺友好的，对，然后这个刹车，刚才我们说要体验一下，对吧？啊，我们现在试一脚啊，先提速，然后把灯一下，坐好啊，三二一，就可以了，就是我们日常的刹车。 就是刚才你们这样子刹车用不会就是每2-3个月要换一下？对，如果要是一直，你比如说像我们工厂那边试驾的话，有一种模拟的小赛道嘛，然后那边就是不光要换刹车，它也要换，因为 Max 有很多用户来选择的话，还是想看看它下赛道的一个表现。 Alla faccia di tutti quelli che dicono che non si frena. Avete visto come si frena? Adesso. Facciamo cambio. Tutti i 调节都在侧面这啊，前后高低。Okay.
然后再给您关门。好的，谢谢。我现在是什么模式呢？舒适。舒适的模式。哦，OK。现在舒适模式。OK。哦，那个开哪里？怎么开？您要是想试提速，我们就在这儿掉头。哦，OK。这段路是。OK，OK。 Ragazzi, proviamo la curva, guarda la radio di sterzo 5,7 metri. Ok, adesso. Ok. Ah, ok. Ok, ok. Allora, adesso accelerazione con modalità standard. Guardate, questa è modalità standard. Ok, adesso andiamo ragazzi. Mamma mia ragazzi, guarda, non ho schiacciato i freni in fondo perché adesso proviamo sport più. Adesso andiamo su sport più. <笑>但是我前面那个有车，我想等一下那个。这个boost的后面那个这个就现在倒计时就结束了，待会儿你可以再重新按。哦，OK。那这个的话，我这个摁起来和那个加是一样的吗？就是提速？还是这个加的意思就是跟比如说你宝马的那个Sport加是一样的，就是Sport S的那个状态。然后摁了它，是你可以在这20秒内持续。 但它怎么玩呢？就是，比如说你要在下赛道，你可以玩弹射的时候，是可以这样的。因为如果你要下赛道，它是可以调整到大师 boss 模式。其实实际它的那20秒，在这个状态下是体验感是最好的。但是因为我们是试驾车，又不在赛道，所以不允许打开。其实弹射很简单，踩着刹车，踩住踏板，松开刹车就弹射了。OK。然后你试过吗？我试过。哎，我就想问，就是如果是。 就是单单体育加，我就是这样子加速，然后和按了这个模式加速，是不是完全不一样的？持续，这个就是可以持续。20秒内一直持续，对，那如果动力更强，如果那个没有这个呢，就是我踩下去会怎么样的？也是，但是没有当刚才磕头的那种感觉，没有那么的猛。哦，OK。就是20秒的持续，一个是就一脚下去，这个按下去就可以了，对吧？对。踩了。 踩得太温柔了，我怕那个路不够啊，我怕这个路不够，然后一下子这个如果有那闯红灯的话，我就有点害怕的。 Ragazzi, riproviamo di nuovo, schiaccio il freno, aspetto il semaforo. 坐着的人尤其在后排，哇，你就松开了。 Ho lasciato molto in anticipo, mi ha detto che potevo andare avanti ragazzi, ma questa modalità veramente non sono abituato a guidare così, veramente così, a una partenza spettacolare ragazzi. Proviamo in generale il Xiaomi Su 7, veramente accelerazione da batticuore ragazzi, non so se riuscite ad accorgervene dai video, ma veramente tanta roba, cioè tutta questa potenza, a questo prezzo, 300.000 yuan, cioè 38.000 euro, prezzo in Cina, è veramente tanta roba ragazzi, tanta roba. Freno, avete visto, si frena tranquillamente, quindi niente di paura. Ovviamente se volete andare sui tracciati, correre in pista, allora lì vi conviene cambiare le pastiglie, non utilizzate le pastiglie che si utilizza per andare in città. Na, xianzai Xiaomi ta zhege zidong jiaxi you meiyou kai a? 开了就是封闭道路的，就是环路和高速，以及快速路。 这些全部都开了，然后城市内的它在陆续开通，到8月份吧，基本全国就都开了。8月份全国都开了。但是北京是一个比较特殊的一个地方，所以它有可能，比如说咱们现在不是属于这个，在往里走就是二环嘛，二环内的可能某些路段是不允许的。在去年的时候，环路的 NOA 就是领航辅助跟着导航自己开这个功能，在五环内都不能用，然后现在都已经开通了。
No, esperienza di guida, ragazzi, devo dire molto molto bene. Veramente un'auto fatto bene, avete visto anche voi, no? Oh, quindi ta ju 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 全自动的那个出租车嘛，没有人的。在一庄，一庄，对，那里的话全部都是那个无人的，对，可以去体验一下。他去那边玩儿，就是有空的位置，他记得。相当于比如说，如果你用户家里有固定的这种车位，哦，你这样走一圈，嗯，他就记忆了，有记忆了，OK。然后按照这个记忆的路线去走，OK。那比如说，如果你的车位像我们的车位，因为不是固定的，嗯，他会选择记一个，如果你的固定车位被记忆了，他会在旁边去扫这个车位，嗯，然后再去让你选择性的去停在哪儿都可以。 哦，了解。它会自己可以完全独立的去识别，识别这些，对。前方即将右转，嗯，像这种小玩的自己过着也比较顺。嗯嗯。它停的时候自己就会打开双闪，提示后方的用户。OK。嗯，它走了，基本上跟人的那种手感是很像。 检测到有很多人，然后就停了。嗯，他会去让一下。前方即将左转。他会选择刚才那个人不是从那儿出来吗？嗯。他去这样绕着让一下，然后现在又再去躲避这些车辆。所以你看复杂的路况，它也是OK的。那任何复杂路况都行。对，都还挺好的。 每一个就是停车场，就是都可以那个开启那个泊车吗？对，是的，任何一个停车场。然后这是咱们的一个目标车位。哦，对。如果这个车位是有车的话，那么它就会找另外一个。对，这些空着的，它会让你选择性的去停。哦，了解。 其实这个功能很方便，然后现在就是也有那种你自己下车，然后用手机控制它，就是相当于无人驾驶这种，它也 OK。嗯，像这个时候就是，比如快下班回来的时候，就可以自己收拾东西。对，哎，这个真的很方便。等我们都收拾好手机了、包啊什么的，它也挺好的，然后我们拎着包就可以下车。对。 Per quanto riguarda il prezzo, parliamo di 216.000 yuan per la versione base, 245.000 per la versione pro e 300, quasi sarà 290.900, quindi quasi 300.000 per la versione max che ha tutto incluso. Rispettivamente in euro sono 27.000, 31.000 e 38.400 per la versione max, che lo riconoscete da questo logo qui. Quindi decisamente un'auto molto concorrenziale, un prezzo fantastico con queste prestazioni qui in Cina, ma se dovesse arrivare in Europa, soprattutto in Italia, oggi come oggi, con i dazi doganali al 38%, non so quanto arriverà a costare e non so quando arriverà, perché non lo so, penso che dovranno ragionare, no? Sul fatto che adesso con i dazi così alti, se esportare o no l'auto di Xiaomi. Bene ragazzi, direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di Xiaomi Su 7 dopo averla vista dal vivo, ma soprattutto dopo averlo provato con me. Fatemi sapere i vostri commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per supportarmi e mettete like al video se vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Bye bye.